regi eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi, infatti, erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo, le parole del Santo Evangelo, il Vangelo dei nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Ci viene riferito dall'Evangelista che Gesù compie questo secondo segno a Cana di Galilea, la guarigione del figlio del funzionario regale. E Gesù nel Vangelo permette a questo uomo che va, si presenta dinanzi al Signore come funzionario del re, di riscoprire la sua identità di padre. Ci invita cioè Gesù a uscire dai nostri ruoli. Tante volte noi ci presentiamo agli altri con un ruolo. A volte sacrifichiamo gli affetti cari per un ruolo. A volte sacrifichiamo le nostre relazioni, anche le più belle. Pensate alla relazione di un genitore con i propri figli, che magari affidano ad altri il compito della crescita, dell'educazione, per realizzarsi nel mondo del lavoro, nel mondo della professione, magari dopo aver sacrificato tanto tempo per un titolo di studio, per un grado accademico, e perdono gli affetti cari,
che invece Gesù ci invita a recuperare e a mettere nel giusto posto. Chi siamo noi? E l'Evangelista Giovanni, che ci narra questo episodio, mette sulla bocca di Gesù diverse volte quel termine io sono, dove Gesù dichiara il suo essere Dio prima che Abramo fosse io sono. E ancora nel Getsemani, nell'orto dell'agonia, allora quando Gesù viene acciuffato, agguantato dalle guardie, dal distaccamento delle guardie del Tempio che vengono unitamente all'apostolo che lo tradiva, Giuda, il cassiere Iscariota, che lo bacia, e lui domanda: chi cercate? Gesù il Nazareno. E Gesù dice: io sono. E quando Gesù dice io sono, che è il nome di Dio stermina il nemico. Tra l'altro ci annota l'Evangelista che quando Gesù dice io sono, i soldati cadono tutti a terra, vengono annientati. E Gesù continua: chi cercate? Gesù il Nazareno, vi ho detto che sono io, se dunque cercate me, prendete me, lasciate gli altri. Gesù dichiara questo io sono. E anche noi dovremmo scoprire chi siamo noi. Penso che oggi dovremmo domandarci e dovremmo riscoprire, forse anche sospinti, pungolati da quella sentenza, conosci te stesso, che ci viene riferita tante volte anche nella nostra vita, chi sei tu? Ecco, noi tante volte ci assimiliamo al nostro nome. Chi sei tu? Quando ti domandano tu chi sei? E noi subito diciamo il nostro nome. E che tra l'altro non abbiamo scelto, altri hanno scelto per noi. E forse dietro quel nome c'è un augurio, c'è anche una storia, c'è anche un progetto da parte dei genitori, di chi ci ha posto quel nome. Ma noi non siamo il nostro nome. Noi siamo molto di più. Noi siamo in Gesù, con Gesù, chiamati con quel nome di battesimo perché riconosciuti figli amati. Tante volte ci presentiamo anche per il nostro cognome, per l'appartenenza alla nostra famiglia. Chi sei tu? A chi appartieni? E noi dichiariamo il nostro cognome, ma non abbiamo scelto neanche noi la nostra famiglia. Per cui un cognome magari altisonante, aristocratico, qualcuno magari se ne vanta. L'altra volta parlando con una persona, mi diceva: sì, noi sicuramente apparteniamo alla famiglia di Sua Altezza Reale, mi diceva il nome di quelle persone che magari ricoprivano un ruolo e ricoprono un ruolo particolare in una nazione. Ma attenzione, noi non siamo neanche il nostro cognome, perché noi non apparteniamo, non scegliamo a chi appartenere come famiglia. È un dono di Dio e il Signore ci ha messo nella migliore famiglia del mondo perché noi lì potessimo scrivere pagine meravigliose della storia della nostra famiglia. E quindi noi abbiamo questa responsabilità importante. E ancora, chi sei tu? E ci sono quelli che magari, ecco, dichiarano di essere i primogeniti. Ma non abbiamo scelto neanche noi l'ordine. Io sono il primo nella mia famiglia. Oppure, come talvolta, ecco, qualcuno quasi volendo presentarsi in maniera così aristocratica, dice: pensate, io sono il secondogenito della mia famiglia, ogni secondogenita di ogni famiglia notabile viene avviato alla carriera ecclesiastica.
quasi che, ecco, il primo è l'erede, colui che, beh, il secondo poi sceglie una carriera, oppure fa il cadetto, oppure fa la carriera militare. Ecco, ma noi non siamo neanche quello che scegliamo o che altri ci hanno indicato di fare. Noi non siamo il nostro titolo di studio. Noi non siamo neanche la nostra professione. Chi sei tu? Il prete, il professore, il dottore, l'avvocato, il medico, il notaio, lo spazzacamino, e quasi quasi diventiamo classisti. E noi non siamo neanche il lavoro che facciamo. Guardate che proprio Gesù permette a quell'uomo che va a implorarlo per suo figlio, siamo nel capitolo 4 dell'Evangelista Giovanni, dove quest'uomo ci viene presentato per ben due volte come il funzionario del re. E quindi era colui che parlava anche con la sua prosopopea, perché voleva fatto questo miracolo. E fin tanto che lui non diventa padre e non riconosce il suo legame, il suo affetto ad un figlio, non avrà questo dono della guarigione del figlio. Tuo figlio vive, il padre riconobbe. Ecco, non si parla più del funzionario regale, ma si parla del padre. E per cui, ecco, noi non siamo neanche la professione. O ancora, ci sono persone che magari, ecco, vengono classificate e vengono o apprezzate o screditate, abbiamo detto sia per il cognome, ma anche per le origini, l'appartenenza. Da dove vieni? Di quale città sei? E allora ci sono quelli che magari vengono da città illustri e ci sono quelli che vengono da cittadine modeste. Pensate quando a Natanaele di Cana di Galilea dicono: abbiamo incontrato Gesù il Nazareno, e da Nazareth può venire mai qualcosa di buono? E tante volte è così, discrimina una persona anche per il luogo di provenienza. Talvolta si creano dei clan, voi sapete, di solito queste diatribe tra il nord e il sud, Terroni, Polentoni, sono delle sciocchezze. Non abbiamo scelto noi né dove nascere, né a quale razza appartenere, a quale lingua appartenere. E questo veramente è un entrare nel vivo di un problema per capire che forse dietro il nostro mascherarci c'è invece una mancanza molto più grave. Ci sono delle persone che, ad esempio, ecco, magari si spacciano dietro, si nascondono dietro anche un'età. Io sono più grande di te, però l'essere più grandi non significa che è nato prima acquisisce un diritto, soprattutto quando compie magari un errore o grossolanamente pensa di avere chissà quale titolo. L'essere nati prima non comporta un privilegio. Se una persona è educata, deve esprimere la sua educazione, il rispetto reciproco. Al di là se è nato prima o se è nato dopo, ci sono dei giovani, giovanissimi ragazzi educatissimi, e ci sono delle persone che, pur anziane, forse, ecco, l'esperienza della vita non ha lasciato nulla. L'educazione non si impara, non si apprende sui banchi di scuola, né tante volte l'educazione ci viene data con il tempo, ma è qualcosa che acquisiamo con il rispetto che deve non solo esserci tra di noi, l'apprezzamento reciproco, il sostegno reciproco. E
Noi non siamo neanche il nostro corpo in un mondo dominato da una cultura edonistica dove le persone, ecco, vogliono essere alte, slanciate, magre o persone che vogliono essere ricche, ricchissime. E guardate, siamo sempre lì. Ecco, così come noi non abbiamo scelto i caratteri somatici, ereditari, i geni che ci contraddistinguono, e magari anche il nostro avere qualcosa in più degli altri. Guardate, ci sono persone che ci giudicano per ciò che abbiamo o per ciò che non abbiamo, ma una persona non vale per quello che ha, ma vale per ciò che è veramente. Questo ci insegna Gesù e noi dovremmo ripartire da lì in questo tempo di Quaresima, in questo tempo di meditazione. Forse Gesù ci sta portando nuovamente all'essenziale. Pensate in questo momento, tutte quelle persone che magari hanno qualche risorsa in più rispetto ad altri, ebbene, siete tutti reclusi, siamo tutti reclusi come noi e non potete spendere nulla. Forse potete fare qualche acquisto in più su qualche sito internet, ve lo potete fare recapitare, avete qualche metro quadro in più in casa, ma alla fine siamo tutti reclusi, siamo tutti sulla stessa barca, sull'arca, e speriamo di essere sulla barca, sull'arca giusta, quella di coloro che hanno ascoltato la voce di Dio, non quelli che cercano di scappare alla morte, ma quelli che cercano di scoprire il vero senso della vita, che solamente nel Vangelo, solamente in Cristo Gesù possiamo recuperare. E allora la bellezza dello scoprire il nostro essere, famiglia dei figli di Dio. Ecco. Gesù ci insegna che noi apparteniamo veramente ad un'altra realtà. Certo, vivere questo tempo di grazia che passiamo in questo mondo meraviglioso, nel quale Dio ci ha posti come custodi del suo creato, ma noi dobbiamo, attenzione, dobbiamo custodire questo luogo, lasciarlo meglio di come lo abbiamo trovato, sicché quando ci trasferiremo nella beata eternità, e non dobbiamo avere paura neanche della morte. Un cristiano che ha paura della morte non è un cristiano, perché Gesù ha vinto la morte e questo dobbiamo dircelo sempre, fratelli amati. Certo, non dobbiamo disprezzare il dono grande della vita, però mettere in ordine le cose, fare una scala di valori e aggiornarla sempre, dove al primo posto ci sta Dio, la salvezza della nostra anima. Noi siamo cittadini del cielo, concittadini dei santi, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Noi siamo orientati, proiettati alle realtà celesti, la cosa più importante è la salvezza delle nostre anime. Non solo ciascuno della propria, ma tutti anche della salvezza dell'altro. E allora benediciamoci, preghiamo gli uni gli altri, incoraggiamoci, sosteniamoci nella preghiera, nell'affetto vicendevole reciproco, nel sostegno, nell'incoraggiamento, nel perdono. Casomai qualcuno avesse di che essere perdonato, di che perdonare agli altri. E questo è il tempo opportuno della grazia, dove noi dobbiamo spogliarci anche di quelle che possono essere le nostre convinzioni, i nostri pensieri, anche delle nostre ragioni. Alla fine, a torto o a ragione, dobbiamo salvarci tutti, dobbiamo sostenerci tutti, incoraggiarci tutti. Allora sì che riscopriamo il nostro essere in Cristo Gesù e allora andiamo oltre quelli che sono i limiti delle nostre fragilità. E quindi la gioia del vivere nel tempo presente, ma proiettati verso la beata eternità, verso la nostra santa Gerusalemme che è nei cieli, la nostra madre, la nostra patria che è nei cieli. Allora sì,
prima di tutto la salvezza delle nostre anime e lo scegliere la via del bene per santificarci noi e aiutarci a farci santi tutti, e quindi la condivisione. E quindi anche il vivere bene su questa terra, sostenendoci vicendevolmente, incoraggiandoci e riscoprendo anche la bellezza del nostro essere famiglia. Ecco, in questi giorni, dove magari, ecco, possiamo fare una telefonata ai nostri parenti, anche quelli più lontani, un messaggio e scrivere qualche cosa di bello, di incoraggiante. Ecco, proporci anche la gioia di rivederci in piena salute quando sarà passata la tempesta e quando nuovamente Cristo Gesù, il sole di giustizia, ecco, risorgerà e sorgerà nei nostri cuori e noi lo accoglieremo e ci sarà questa fioritura, questa splendida riviviscenza. Ecco, questa risurrezione interiore anche per noi. Noi questo dobbiamo chiedere al Signore, con questi sentimenti. Ecco, soprattutto noi sacerdoti celebriamo l'Eucarestia, chiedendo al Signore, ecco, un supplemento di grazia, una benedizione straordinaria per la nostra terra, per la nostra umanità. Ecco, e vogliamo in questo istante chiedere al Signore, ecco, che si possano sperimentare i segni della sua benevolenza. Si concludeva la pericope evangelica con un appunto, con un'annotazione. Questo è stato il secondo segno che Gesù ha fatto dopo essere tornato in Galilea. Il Signore non manca di darci segni, non ci dà solamente un segno. E ci dà un secondo segno, cioè ci dà un ulteriore segno. Ecco, noi vogliamo chiedere al Signore un ulteriore segno di bontà, un ulteriore segno della sua benevolenza, che non manchi nel nostro cuore il desiderio di andare al Signore, sì, magari stretti dalla tribolazione, andare da Gesù a chiedere per un bisogno, per una necessità, quella che stiamo vivendo in questi momenti. Ma ecco, ci sono tante persone che magari dicono ci piacerebbe venire in chiesa, ci piacerebbe andare a fare una preghiera, ci piacerebbe, vediamo quando passerà questo tempo, quelli che saranno i veri devoti, quelli che non vengono solo per l'occasione, ma quelli che scelgono di stare sempre con Gesù, nella buona e nella cattiva sorte, con il sole e con la pioggia, nelle belle giornate e nelle giornate cupe, e nei momenti lieti e nei momenti tristi, nel momento del lutto e nel momento della nascita e della rinascita. Allora sì che saremo credibili, allora sì che il nostro essere in Gesù, il nostro essere, il nostro appartenere a Gesù si sarà rivelato in pienezza. Se ci faranno una domanda, se ci facessero una domanda, quando ci faranno questa domanda, chi sei tu? Io sono figlio amato. Il nostro Santo Padre, Papa Francesco, ci ha invitato in questi giorni, domani l'altro, a radunarci a mezzogiorno per la preghiera dell'Angelus il 25 di marzo, e dopo aver pregato l'Angelus ad innalzare le nostre mani tutti insieme e a pregare tutti il Padre nostro, a chiedere a Dio di dimostrare alla nostra umanità di essere Padre amorevole. E guardate, Dio non si è mai non ha mai disdegnato di dimostrarci il nostro essere Padre. Dobbiamo essere noi a dimostrare il nostro appartenergli, il nostro essere figli devoti. Concludo con un pensiero alla Santissima Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Sapete che Gesù sull'albero della croce
guardando il discepolo amato, in quel discepolo amato ci siamo noi, noi siamo i discepoli amati. Gesù ha detto: donna, ecco tuo figlio. E quindi Maria ci ha presi nel suo cuore addolorato. Ma ha detto anche: figlio, ecco tua madre. E noi siamo diventati figli, tant'è che nella preghiera dell'Ave Maria, noi alla fine, ecco, diciamo Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, madre di Dio e madre nostra, prega per noi. Noi chiediamo a Maria di dimostrarci di essere madre. E San Bernardo di Chiaravalle, monaco, scrisse un bellissimo componimento. Ave stella del mare. Era una bellissima poesia alla Vergine Santissima. Ancora oggi, quando nell'ufficio della liturgia delle ore preghiamo nelle memorie, nella solennità della tutta santa, gloriosa, sempre Vergine Maria, noi recitiamo questo inno, Ave Maristella. E in questo inno che San Bernardo aveva creato, confezionato per la Vergine Santissima, era tutto contento e andò con felicità a declamarlo dinanzi ad una statua di pietra dedicata alla Santissima Vergine, che era proprio al centro del chiostro. E lui si mise lì, era contento e iniziò a cantare Ave Maristella. E alla fine, ecco, in una delle strofe, così c'è scritto: Monstra te esse matrem, dimostrami di essere mia madre, dimostrami che mi vuoi bene con affetto di madre. Questo era. E la tradizione dice che la statua si animò e si rivolse verso Bernardo dicendo: Monstra te esse figlio, dimostrami tu di essere mio figlio. È facile dire al Signore: Signore, se ci ami, dimostraci che ci vuoi bene e ferma l'angelo della devastazione quando sta passando a devastare. E quando l'angelo, mi pare che sia nel secondo libro di Samuele, ci viene detto, stava distruggendo dove c'era l'aia di Arauna, sarebbe Gerusalemme, dove c'era il Tempio, stava passando l'angelo distruttore, il Signore disse: basta, basta, perché Dio non può vedere morire i suoi figli miseramente, anche se siamo stati noi forse a creare tutto questo marasma, tutta questa distruzione. E Dio non sta mani nelle mani dicendo: vabbè, avete creato il danno, vedetevela voi. No, Dio è pronto a intervenire e noi dobbiamo chiedere con fiducia tutti insieme: Signore, salvaci, gridare aiuto. Perché Dio è pronto a soccorrerci, Dio vuole salvarci, ma attende il nostro essere in accordo, il nostro perdono vicendevole, scambievole. Giriamo pagina, scriviamo pagine bellissime della vita della nostra umanità. Questo deve essere il tempo della grazia e questo è il tempo opportuno, il tempo in cui ci riconciliamo con Dio, ma ci riconciliamo anche tra di noi, e allora sì che il Signore interviene. Ed è la stessa espressione che userà Gesù allorquando, ritorniamo nel Getsemani, quando lo stavano prendendo e Pietro sguaina la spada e stacca l'orecchio al servo del sommo sacerdote Malco. E Gesù dice: basta. Ripone la spada nel fodero. E Gesù prenderà l'orecchio e glielo riattaccherà. E l'ultimo miracolo che fa Gesù
verso una persona che non gli aveva neanche chiesto di fargli il miracolo. Era andato lì per vedere quello che succedeva, un po' come le persone imprudenti che escono per vedere chi c'è in giro. Vediamo quello che succede. Andiamo anche noi a farci una passeggiata. Vediamo, c'è un blitz, vabbè, ci andiamo pure noi, tanto che mi può succedere, io sono dalla parte dei più forti. E il Signore non vuole la morte di nessuno e non vuole neanche che sia menomato, invalidato, che sia mutilato alcuno. Il Signore vuole la salvezza di tutti i Suoi figli. Ecco, ci rivolgiamo a Maria Santissima, sotto la Tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.